Giorgio Tronca di Prima il Veneto. Grazie per l'invito, buonasera a tutti, ciao. Grazie molto. Allora, un titolo sui gialli a nord-est questa sera, perché sono tanti, sono troppi e molti casi di cronaca nera sono ancora avvolti nel mistero. Giorgio Tronca, sì. In Veneto, si ritrova in questo Veneto dove scorre il sangue, dove ci sono... purtroppo anche per via di incidenti stradali, ma dove ci sono delittacci, cose raccapriccianti, insomma, no? Allora, mi ritrovo, nel senso, con dispiacere, mi ritrovo in questa situazione. Tocca vari punti anche questa sera, molto interessante. Si va a parlare dei giovani, si va a parlare di famiglia, si va a parlare di schei, perché ci stiamo rendendo conto, mi rendo conto, che si basa tutto semplicemente sui schei. Cioè non esiste più la giustizia, non esiste più la solidarietà, non esiste più la famiglia, direttore, non esiste più la famiglia. I giovani, che se andare veramente, mi continuo a parlare ogni volta che vengo qua, che stiamo attenti a questi giovani, perché li stiamo lasciando andare verso il niente, cioè non stiamo dando voglia di creare, di costruire, voglia di fare qualcosa di positivo. Non tutti vanno verso il nulla, no? Non tutti, direttore, però ho presente la situazione mia quando ero giovane, sono passati tanti anni, no? Adesso i tempi si cambiano, per carità, noi e mia sta qua a fare ricordi, no? Il tempo passa e bisogna adeguarsi ai tempi, come che sia giusto, no? Però una volta era più solidarietà, cioè io mi ricordo, una volta che c'erano i cugini, che c'erano gli amici, si faceva squadra, e fare squadra è importante nella vita fare squadra, perché fare squadra vuol dire aiutarsi a raggiungere, contribuire a raggiungere un obiettivo. Adesso, direttore, l'unico obiettivo che abbiamo, mi vedo tante robe, succede veramente... L'unico obiettivo sui schei, cioè non esiste più niente, solo i schei. L'ha detto Alain Delon prima di morire, no? Dice lascio questo mondo dove ormai ci sei. E lui ha detto che era sicuramente, che aveva più anni di me, più esperienza di me. Però non come sentivo che ho capito, non come mia. Però è quello il discorso, cioè stiamo perdendo, ma che siamo già persi, ormai mi sto facendo di tutto col movimento che rappresento per cercare, che se prima il Veneto punto, per cercare di ricostruire qualcosa che sta veramente andando verso un orizzonte indefinito, cioè non so dove andremo a finire. Non si è rimasto più niente dei veri valori che aveva la famiglia, che aveva la scuola, che aveva la medicina, che aveva tutto, direttore. Non che sia più niente, non che sia più niente, che sia rimasto qualcosa, ma bisogna cercare di aggrapparlo, di fermarlo, perché non mi scappa via neanche quel poco di buon che mi è ancora rimasto qua. Cioè, parliamo di politica, amministrazione, non che sia più niente. Mi sono in politica dal 92 sono in politica, cioè mi vedo esatto il tempo che c'era delle robe che non mi c'era tanto chiare. Voglio questo, entrare di persona per cercare di capire, di vedere quello che mi potevo fare per contribuire a fare migliorare cosa la situazione, positivo, beh, questo, fondo la, diciamo, la missione della politica dovrebbe essere questa, esatto, no? La politica con la P maiuscola. Politica e amministrazione, perché non ci dimentichiamo che è tutta una grande famiglia. Adesso mi rendo conto che non posso fare niente, mica ho messo tutto il direttore, ma non posso fare niente e cercherò fino alla fine di fare qualcosa pal Veneto che nel mio piccolo è quello che posso fare, insomma. Eh beh, certo, è sempre un quadro così sconfortante, ma cioè, l'impegno è quello di risolvere i problemi. Autonomia, 4 regioni contro la legge, esatto. Le regioni che hanno impugnato la legge Calderoli, appena varata con la firma del Presidente della Repubblica Mattarella, sono Sardegna, Campania, Calabria e Toscana.
durissimo ieri il commento di Luca Zaia e anche tanti messaggi che arrivano e che dicono allora a questo punto togliamo tutte le regioni a statuto speciale e non se ne parla più. Allora Giorgio Tronca... Farò anche utilizzando la lingua straniera, proprio sul fatto del referendum chiesto dalla Sardegna, no? Io da tempo qui puntualizzo su un discorso, l'ho più volte ricordato, che si chiama residuo fiscale. E non so se tutti quanti hanno presente cosa sia il residuo fiscale. Il residuo fiscale è in pratica, e lo ripeto ancora una volta, non è altro che la differenza tra quello che una regione riesce a raccogliere con i contributi e quello che lo Stato gli dà in pratica, che gli mi spiego meglio. Che gli ritorna. Mi spiego meglio, per i servizi sostanzialmente, ogni regione ha bisogno dei suoi servizi, qualche regione riesce a raggiungere e a superare di gran lunga questo fabbisogno, vedi Veneto, vedi Lombardia, vedi Emilia Romagna, qualche altra regione, mi sembra che siano 20 le regioni in Italia, no? Sono 20, bene. Le regioni che riescono a superare questo, ad avere diciamo, una positività, stanno sulle dita di una mano all'incirca. Tutte le altre usufruiscono di parte donata, o meglio, presa da queste regioni e consegnata per poter portare i servizi. Bene, la regione Sardegna chiede appunto che non ci sia la possibilità per una regione come il Veneto di avere l'autonomia. Premetto, io non riconosco questa autonomia io non la riconosco, come l'ho già spiegato più volte, però allora io mi chiedo intanto, primo, sull'autonomia del Veneto, per esempio, nel 2017 è stato fatto un referendum. Lo sa lei i soldi per fare questo referendum dove sono stati presi? I soldi sono stati presi dall'interno della regione. Bene, domanda. Se la regione Sardegna vuole fare il referendum per i soldi per fare questo referendum, dove li prenderà? Perché allora io mi chiedo, come fa ad avere i soldi per fare il referendum quando per i servizi gli vengono dati 8 miliardi di euro l'anno? Noi ne diamo 15 mila miliardi. All'incirca la regione Sardegna, poi variano di anno in anno, all'incirca 8-9 miliardi. Dove riesce a trovare i soldi per fare questo referendum? Cioè questo referendum ha bisogno di... Per fare un referendum ci vogliono soldini, eh? Non è che è una cosa che viene data così. Allora, primo, dove trovano i soldi? Secondo, cioè, con quale diritto io propongo un referendum che in pratica serve ad abrogare una legge regionale che dia la possibilità ad una regione di gestire i propri soldi? Perché? Ma cioè, mi chiedo io, dov'è il problema? Qual è il problema? Perché è una riforma fatta dall'altra parte e quindi sostanzialmente c'è proprio una cosa sabotare, una cosa incredibile questa. Cioè io non permetto, mettiamoci su una famiglia, no? Mettiamoci su una famiglia, come dire, io il figlio dice papà, io non lavoro più per te perché non mi dai, non voglio che tu ti tenga tutti i soldi, voglio che una parte dei soldi tuoi tu li dia a me. Cioè, ma che senso ha? È un esempio molto stupido, tra virgolette, però voglio dire, perché io vedo sempre nella famiglia piano piano l'esempio sviluppi... della famiglia è calzante, perché è il padre che dà i soldi ai figli e tra tutti i figli ce ne sono due che li amministrano bene, non li buttano alle ortiche, gli altri che invece li spendono. Grazie mille, è stato un esempio. È così, la responsabilizzazione dell'autonomia è questa, vale per le famiglie come anche per le regioni. Giorgio Tronca di Prima il Veneto. Grazie, buonanotte. Un'unica soluzione, Prima il Veneto, punto. Prima il Veneto, punto. Bene, buonanotte e buon weekend.